Oggi voglio parlarvi di un argomento che sta popolando nella nostra assistenza. Abbiamo un arrivo di persone che vorrebbero mettersi alla prova cimentandosi con l'uncinetto. Una delle domande più frequenti che riceviamo è: ma cosa occorre per iniziare a lavorare a uncinetto? Salvate questa breve guida. Ci sono dei materiali che non possono mancare a chi si cimenta per la prima volta, ma i filati. Vi consiglio dei filati dallo spessore medio barra grande, proprio per evitare di avere problemi con la visione dei punti. Attenzione anche ai colori: un filato color nero nasconderà la lavorazione che andiamo a creare con l'uncinetto. Andate su colori un po' più vivaci, come potrebbe essere il rosso, il verde, in modo da vedere appunto che realizziamo. Altri strumenti che non possono mancare è l'uncinetto, le forbici e poi un ago da lana, marker salvapunti, un metro da sarta e per finire consigliamo un quaderno degli appunti. Non sottovalutate le risorse didattiche. YouTube è un contenuto esplosivo di tutorial, progetti, spunti creativi. Un'altra applicazione di interesse: ci sono contenuti editoriali come i libri che trovate sul nostro sito. Che cosa ricordare quando andrete a cimentarvi in queste lavorazioni? Scegliete progetti semplici, punti basici. Ricordatevi anche di non scoraggiarvi. L'allenamento vi donerà tantissime soddisfazioni. Buona fortuna!